Dai, quanto? Tanta, tanta. Beh, dimmi proprio. Ad essere sincero, me l'ero immaginata proprio così, con un gol all'esordio, una bella vittoria, e è stata una bella emozione. Anche ora parlandone c'ho un po' i brividi, la verità, che esordire in questa maniera, con questa maglia, è il sogno di una vita, quindi per me è stato bellissimo, emozione tantissimo. Raccontaci il gol, dai. Ma il gol, diciamo che nonostante una settimana sola che ci stiamo allenando insieme, conosco abbastanza bene le caratteristiche di tanti miei compagni e so che lì è bravo, molto bravo nell'uno contro uno, so che può saltare sempre l'uomo, quindi appena l'ho visto puntare sono andato forte dritto dentro e aspettavo la palla proprio lì davanti, lui è stato bravo a mettermi e io da lì dentro l'ho spinta dentro con tutta la forza che avevo, quindi è andata proprio così. Ecco Bernardo. Pensavo fosse sfumata dopo l'ultima volta, però sono così, l'ho presa in questa maniera. Credo che quest'anno il fatto di essere arrivato così tanto lungo senza squadra fosse stato un segnale che dovesse andare in questa maniera e che quindi dovessi firmare qua e che il posto mio fosse qua. E quindi tutte le cose sono andate al posto giusto, io sono dove penso di dover stare. Sono contento e spero che questo sia soltanto il primo step di un'annata importante, perché è quello che dobbiamo fare. Ma l'ultima volta avevo fatto il ritiro e non ero, o perlomeno non rientravo nei piani. L'ultima volta ho avuto contatti con la società. Ero rimasto male, semplicemente perché speravo, ho sempre sperato, insomma, di vestire questa maglia. Senti, dalla Sì, con Bernardo ci siamo sentiti, siamo amici. D'estate da piccolo giocavamo a tennis insieme per allenarci, quindi sono contento che innanzitutto che fosse qua e che abbia visto, insomma, mi abbia visto segnare. Sia contento, insomma, dei complimenti. Ora l'ho solamente incrociato fuori dallo spogliatoio, la prossima volta lo ringrazierò personalmente. Ma a questa gente che è venuta qua nonostante tutto, nonostante le mie difficoltà, a sostenerci, e un po' a me stesso, perché stare a casa 2 mesi allenandosi da solo è fatica, però questo è un piccolo premio anche al professionismo, diciamo, che al professionista che c'è stato in me quest'estate, è stato sul pezzo, si è fatto trovare pronto, è la prima partita, insomma, si è fatto trovare al posto giusto. E poi anche, insomma, a babbo e mamma che oggi mi hanno portato le scarpe, mi ero scordato in albergo, gli hanno fatto di tutto per portarmi le scarpe, quindi una piccola dedica anche a loro, che sono stati anche assist, non solo gol, quindi anche assist, sì, sono stato contento anche per l'assist per Giovanni, che siamo un bel gruppo subito, ve lo dico, sono passate una settimana, abbiamo lavorato forte nelle difficoltà, sono ragazzi speciali, anche Giovanni è arrivato, si è messo a disposizione con la sua esperienza, la sua carriera, è entrato, ha iniziato a rincorrere tutti. Ci sono delle bellissime sensazioni all'interno di questa squadra, quindi chiedo a tutti, insomma, di starci vicini, di farci, di supportarci, perché le difficoltà arriveranno. Abbiamo fatto una settimana e basta insieme, però abbiamo dimostrato che stiamo e vogliamo costruire qualcosa di importante, quindi sono contento anche per il gol di Giovanni e avanti così. Una domanda? Dipende, io ultimamente ho ricoperto più la mezzala del tre quarti, perché ormai il tre quarti lo usano in poi. Però il mister mi ha chiesto la disponibilità sia di fare il tre quarti sia di fare la mezzala. Io gioco dove c'è da giocare e cerco di fare il meglio possibile. Poi è indifferente, tanto c'è da correre dappertutto, quindi sia da tre quarti che da mezzala è lo stesso.